Ieri l'omaggio di Mattarella alle vittime di Steccato di Cutro, intanto la seconda inchiesta scava sul mancato salvataggio. Raccolta differenziata in Calabria, più ombre che luci. Il report di Legambiente attesta la regione al 53,1%. Ossigeno per le strade, 15 milioni in 8 anni alla Metro City. Soddisfazione di Versace, i fondi consentiranno una programmazione più puntuale ed efficace. È tornata all'Ocritina la ragazza che avrebbe subito una truffa denunciata pubblicamente in TV alle Iene. In Calabria 4 comuni virtuosi diventano plastic free. Continua la marcia dei comuni calabresi per ottimizzare lo standard qualitativo in tema di raccolta plastica. Il sindaco di Polistena Michele Tripodi racconta come la cittadina da lui guidata sia diventata un cantiere aperto di opere pubbliche e le elenca. Benvenuti all'informazione di Telemia. Cominciamo con la strage di domenica di migranti, ieri la giornata del Presidente della Repubblica in Calabria, che rende omaggio alle vittime di Steccato di Cutro. Ma parliamo dell'inchiesta, la seconda, che scava sul mancato salvataggio. Il servizio è di Giuseppe Mazzaferro. Verità per l'onore della nazione ed anche giustizia per le vittime. Sono queste le richieste che hanno accolto a Crotone il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri mattina ha reso omaggio alle vittime del tragico sbarco di Steccato di Cutro. Al suo arrivo il Presidente è accolto dal grido «Grazie, grazie Presidente», urlato dai tanti cittadini disposti in gran numero dietro le transenne. Il Presidente ha iniziato la visita all'ospedale San Giovanni di Dio, dove il Capo dello Stato è stato accolto anche da applausi dal commissario straordinario dell'ASP crotonese Simona Carbone. Unica è stata la richiesta dei parenti delle vittime, oltre giustizia, anche tramite mediatori delle varie associazioni, hanno chiesto sostegno ed aiuto per portare i resti dei loro parenti nei paesi d'origine, superando le difficoltà burocratiche che potrebbero privarli anche di una tomba dove piangere i propri cari. Altra richiesta è stata quella al Capo dello Stato dei ricongiungimenti familiari, che per i migranti rappresenta un ulteriore dramma, di fare il possibile per far sì che simili tragedie ovviamente non si ripetano. La risposta del Capo dello Stato è stata pronta con tante rassicurazioni anche nel recupero dei corpi di coloro che ancora risultano dispersi in mare. Un ringraziamento al Capo dello Stato è arrivato anche da parte del governatore della regione Roberto Occhiuto, che dice: in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in questi giorni è importante sentire in Calabria la vicinanza dello Stato. Dunque le comunità di Cutro, di Crotone, di tutta la regione ringraziano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La regione, dice il governatore, si occuperà della sistemazione presso un albergo di Crotone di circa 40 parenti che in queste ore hanno raggiunto il nostro territorio. Così si farà carico la Protezione Civile guidata da Domenico Costarella, che ha organizzato la logistica in questa iniziativa, e già per le prossime ore queste persone potranno usufruire di una struttura quasi esclusivamente dedicata a loro. E tanto, come ben si è detto, la procura di Crotone ha aperto una seconda inchiesta. Oltre a indagare sugli scafisti, si procederà a capire cosa sia realmente accaduto per i mancati soccorsi. Le motovedette erano in piena efficienza e pronte a partire, ma nessuno ha dato il via. Ora questa seconda inchiesta dovrà accertare tutto questo e perché la motovedetta classe 300 è rimasta al porto di Crotone. Operazione antidroga. Messina, la Polizia di Stato ha eseguito 15 misure cautelari. Nella notte più di 100 agenti sono stati impegnati
nell'esecuzione degli 11 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia si sono avvalse delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito dei rapporti per l'acquisto di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente dalla Calabria, in particolar modo destinati a Messina, cocaina. Nel dettaglio, 5 persone arrestate sono ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre le restanti 11 di spaccio. Guardia di Finanza, illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 164 soggetti nella piana di Gioia Tauro e bloccato l'erogazione di oltre 1 milione di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nell'ambito della più generale azione di presidio nella vigilanza del settore delle prestazioni sociali agevolate, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, hanno approfondito le posizioni di 173 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, in gran parte extracomunitari, domiciliati principalmente nell'area tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando. L'indagine condotta dal gruppo di Gioia Tauro ha consentito di individuare 164 soggetti di nazionalità straniera che, attestando falsamente di risiedere nel territorio nazionale da almeno 10 anni, avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Attraverso le false attestazioni, i soggetti fraudolentemente ammessi al beneficio hanno indebitamente percepito spettanze per oltre 263.000 euro. L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza sulla vasta platea di richiedenti ha permesso di interrompere le procedure di assegnazione nel contributo proprio per oltre 1 milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando contestualmente alla sede INPS competente territorialmente ai fini della revoca del beneficio. Un teorema, un tema senza fondamenta, così è stato definito l'impianto accusatorio del processo 'ndrangheta stragista dell'avvocato Federico Vianelli, che assieme a Giuseppe Aloisio difende il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 94 in quello che la DDA di Reggio Calabria definisce un attentato rientrante nelle stragi continentali. Graviano e l'altro imputato, Rocco Santo Filippone, sono ritenuti i mandanti. I numeri del Covid, come facciamo tutti i giorni, ancora nessun decesso in Calabria a causa del Covid, come era avvenuto già ieri, con il totale dei morti che resta fermo dunque a 3.347. In aumento invece i nuovi contagi e il tasso, rispettivamente da 72 a 99 e dal 3.75% al 4.89%. Parliamo di sanità. Per la prima volta in Sicilia, nel centro di riferimento per i traumi amputativo dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica del Policlinico, è stato effettuato il reimpianto di un braccio su una donna calabrese di 62 anni. Questo intervento rappresenta un successo senza precedenti nell'Italia meridionale, dice il chirurgo plastico Pierfrancesco Pugliese, che insieme al collega Massimiliano Tripodi ha eseguito il reimpianto. La politica, mi sono fatto promotore, una dichiarazione che vi stiamo leggendo di quello che è stato un lungo incontro a tema Reggio Calabria con il ministro della giustizia Carlo Nordio, in particolare riguardo al palazzo di giustizia e problematiche annesse. Non ero solo, l'importante presenza del procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria Gerardo Domignani, del delegato della Corte d'Appello di Reggio Calabria Massimo Gullino, del presidente dell'Ordine degli Avvocati Reggini Rosario Infantino, ha reso ancora più tecnica e operativa la riunione. Chi parla? Il deputato reggino Francesco Cannizzaro, a margine di un lungo colloquio avuto a Roma con il ministro Carlo Nordio presso gli uffici del Ministero della Giustizia. Andiamo alla vicenda che ha visto coinvolto l'ex DG Turismo Anastasi, Regione Calabria, annullata la misura cautelare per l'ex direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Pasquale Anastasi.
Lo ha deciso il Tribunale della Riesame di Catanzaro, che ha rimesso in libertà Anastasi e finito gli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Olimpo, coordinata dalla DDA di Catanzaro. I giudici hanno quindi accolto l'istanza che era stata presentata dall'avvocato difensore Francesco Gambardella. Bisognerà però attendere 45 giorni per conoscere le motivazioni della decisione. Parliamo di tempo, maltempo. Lo spostamento verso est di un minimo in quota in formazione sul Mediterraneo occidentale causerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle estreme regioni meridionali italiane, con fenomeni anche temporaleschi che interesseranno in particolare i settori occidentali, anche della Sicilia. Parliamo di ambiente e di comuni virtuosi in Calabria. Sono ben 4 quelli che diventano plastic free. Servizio di Giuseppe Mazzaferro. Lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell'ente e collaborazione con Plastic Free Ollus, l'associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. Sono questi i 5 pilastri che rendono i comuni plastic free. Tra le 360 città italiane candidate per il 2023, solo 68 hanno superato la valutazione del comitato interno della Ollus, conquistando l'ambito riconoscimento che ha ottenuto l'avallo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A ricevere il trofeo a forma di tartaruga e l'attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno ci saranno anche 4 comuni calabresi. Parliamo di Montepaoni in provincia di Catanzaro, Tropea in provincia di Vibo, Diamante e Tortora in provincia di Cosenza. Per questi ultimi si tratta di una riconferma. Con il patrocinio del comune di Bologna, che è la città ospitante del Plastic Free, del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, la cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il prossimo 11 marzo presso Palazzo Renzo, nel capoluogo emiliano. Dal 2019 ad oggi, nonostante la pandemia, l'associazione Plastic Free racconta la sostenibilità ambientale attraverso la concretezza dei risultati. Circa 3 milioni di chili di plastica e altri rifiuti inquinanti rimossi dall'ambiente, oltre 110.000 studenti sensibilizzati in quasi 1.400 scuole italiane e salvato 160 tartarughe dalla morte certa. La Ollus supporta anche enti ed aziende nella transizione ecologica. L'evento di premiazione dei comuni plastic free sarà inoltre anche un momento di grandi riflessioni sulle tematiche ambientali. In collaborazione con il Festival del Sarà, insieme ad illustri ospiti e opinion leader del settore, si terranno anche 2 dibattiti, la transizione sostenibile e le scelte di sostenibilità, imprese, modelli e comunità. Rimaniamo in temi. Il report di Legambiente attesta la regione al 53,1% in fatto di raccolta differenziata. Tra i capoluoghi brilla Catanzaro, 70%, Cosenza tra le province, ma in Calabria è una situazione a più ombre che luci. È stato presentato nella giornata di ieri il report annuale di Legambiente sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata in Calabria. La conferenza stampa, tenutasi alla Sala Verde della cittadella regionale, alla presenza da remoto dell'Associazione all'Ambiente Marcello Minenna, ha visto la presidente regionale dell'Associazione Ambientalista Anna Parretta introdurre luce e ombre del ciclo dei rifiuti nella città e nei paesi della Calabria, mentre il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ha concentrato parte del suo intervento sulle politiche ambientalistiche in regione legate proprio al recupero dei rifiuti e dell'economia circolare. Quanto ai numeri, i dati relativi al 2021 vedono la Calabria attestarsi su un dato complessivo di raccolta differenziata pari al 53,1%, una quota che, sebbene sia in aumento dell'1,5%, è ancora ben lontana dall'essere confortante a paragone del resto del paese. Dietro di noi solo la Sicilia. Elevato anche il dato del secco residuo pro capite, ben 193 kg più 6,3 kg rispetto al 2020. A preoccupare sono soprattutto i dati relativi alle città maggiori, eccezion fatta per Catanzaro, che nel 2021, pur perdendo lo 0,2%, si è attestata al 70%, ottenendo il titolo di miglior capoluogo.
Crotone non va oltre il 17,6% e Reggio Calabria, perdendo l'8,2%, scende al 29,2%. Cosenza 62,1%, Vibo Valentia 66,9%. Crotone è la peggiore anche per quantità di secco residuo, ogni abitante ne produce più di 445 kg a testa all'anno, mentre a Catanzaro 133, a Cosenza 170, a Vibo Valentia 146 e a Reggio Calabria 280. Numeri altissimi in confronto al comune riciclone per eccellenza in Calabria. A Gemigliano, infatti, nel 2021 ogni cittadino ha prodotto poco più di 31 kg di indifferenziata all'anno, tanto che il comune si è attestato all'89,8% di raccolta differenziata, più 4,8% rispetto al 2020. La provincia con il maggior numero di comuni ricicloni e comuni rifiuti free è quella di Cosenza, che conta nella prima sezione 66 comuni e nella seconda 19 sul totale di 150. Segue Catanzaro con 32 e 7, poi Vibo Valentia con 11 e 4, Reggio Calabria con 6 e 1, chiude Crotone con soli 7 comuni su 27 che ottengono il riconoscimento di ricicloni. Abbiamo dei veri e propri buchi neri nella raccolta differenziata, come la città di Crotone, che è sempre ultima, sempre maglia nera in questa classifica, che però riesce ad aumentare nei dati tra il 2020 e il 2021, a cui appunto sono riferiti i dati del nostro dossier, riesce ad aumentare di quasi 6 punti percentuali. Un'altra maglia nera è Reggio Calabria, che non soltanto è a circa il 27% di raccolta differenziata, ma addirittura peggiora le proprie performance di oltre l'8%, quindi una situazione molto grave che deve essere affrontata e risolta. Altra problematica estremamente grave nella nostra regione è la forte carenza per quanto riguarda l'impiantistica nella filiera del riciclo. Noi abbiamo fortemente criticato più volte l'opzione che la regione Calabria considera percorribile dell'apertura appunto di nuove discariche, piuttosto che della riapertura delle discariche già esistenti, o appunto la prospettiva del potenziamento delle termovalorizzatori di Gioia Tauro. Noi riteniamo che debbano essere rispettate le dichiarazioni e i principi contenuti nello stesso piano regionale dei rifiuti del 2016, che è stato recentemente aggiornato nel 2022, quindi appunto puntare decisamente sulla costruzione e realizzazione di impianti della filiera del riciclo, a partire dai digestori anaerobici per la produzione di compost e biometano, e anche naturalmente per la realizzazione degli impianti delle altre frazioni di rifiuti. Si tratta di un'impiantistica assolutamente necessaria nella nostra regione, che può anche portare un'occupazione di qualità. E noi stiamo già dando battaglia contro l'ampliamento di discariche esistenti, penso a quella di Scala Celi. Questa è la regione, ricordavamo, che doveva essere la regione delle discariche zero, e invece si continua a insistere sulle discariche perché le raccolte differenziate non decollano e perché non si fanno velocemente gli impianti di riciclo. Questo è un cane che si morde la coda. Se noi non decidiamo di puntare sugli impianti industriali nuovi, quelli che l'Europa finanzia nel 2023, perché non finanzia né discariche e né termovalorizzatori, questo è scritto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se la Regione Calabria decide di continuare a investire sulle tecnologie del 1900, e noi continueremo ad avere una regione che, nonostante alcuni valorosi sindaci, valorosi assessori all'ambiente che fanno raccolte differenziate come in comuni del nord Italia, ecco, questi sforzi non saranno purtroppo non saranno finalizzati nel far diventare questa regione una regione all'avanguardia, come dimostrano le tante esperienze di comuni di riciclo che premiamo oggi. Un controllo capillare sul territorio, noi lo effettuiamo spesso anche insieme agli operatori di polizia locale, sono molti attenti anche gli operatori nostri SIECO, i quali giustamente non ritirano se non è conforme. I primi anni sono stati applicati anche delle sanzioni ai cittadini, ma questo proprio per fargli capire che era necessario
diversificare, perché era importante, ripeto, è molto importante per i nostri figli più che altro. Dicembre c'è stata l'approvazione del bilancio di massa, individuato le aree geografiche per quanto riguarda la gestione. L'ultimo step è quello di individuare sul mercato i gestori, che non è l'equivalente naturalmente di Sorical, che quella è una società in house, ma andare sul mercato e individuare i quattro gestori, uno d'area regionale che sottende al termovalorizzatore e poi tre gestori di area sud, area nord e area centro, che congloba le tre province di Crotone, Catanzaro e Vibo. Individuato il gestore, c'è da mettere una politica in campo a che, come dire, lo stesso provveda a fare tutte le politiche in campo attuative, in campo dei rifiuti. Il dono della vita, ancora una volta dalla gomma, arriva una storia di sensibilità e grande umanità. Lo scorso 25 febbraio un team multidisciplinare ha effettuato con successo un delicato intervento di trapianto renale. L'intervento chirurgico in questione è un'importante tappa di un complesso percorso di cure che ha visto impegnate diverse unità operative: terapia intensiva, urologia, nefrologia, centro regionale trapianti e i numerosi servizi professionali, aventi tutti come fondamentale obiettivo la salute del cittadino paziente. Il trapianto di rene è stato possibile grazie al gesto di estremo amore e generosità rappresentato dalla donazione. In questo senso, incoraggiare la donazione e l'appello che arriva dalla GOM significa incoraggiare percorsi di cura virtuosi nell'interesse esclusivo di chi soffre. Dovranno rispondere, cambiamo pagina, dell'accusa di omicidio stradale il sindaco Aldo Alessio, l'ex responsabile apicale del quinto settore comunale, programmazione e gestione del territorio, architetto Domenico Marfia, e l'ex comandante della polizia locale Rosalinda Lopez, rinviata a giudizio per la morte del medico di base e dietologo gioiese Saverio Cambareri, deceduto nel febbraio 2021 in seguito ad un tragico incidente stradale. È tornato ad essere operativo il gruppo Borginfiore, impegnato da anni nella scoperta e valorizzazione dei borghi antichi nell'entroterra ionico. Questa volta il folto gruppo ha visitato Grotteria, in particolare la contrada Pirgo, con guide speciali il sindaco Giuseppe Racco, l'assessora alla cultura Chiara Femia, alcuni rappresentanti della Proloquo e un gruppo di cittadini che hanno anche partecipato ad una breve riunione che si è tenuta nei locali della Proloquo. Si è parlato di problemi e prospettive della cittadina, ma anche delle tante potenzialità esistenti di un luogo storico e architettonico di notevole importanza che merita di essere valorizzato. Il Circolo di Fratelli d'Italia di Locri, unitamente al Circolo di Gioventù Nazionale, ha organizzato una 2 giorni dal titolo Segnavia Comunità, Territorio, Cultura. Gli incontri si terranno oggi e domani allo spazio Nieddu, al secondo piano di Palazzo Nieddu, con inizio dalle 18.30, conferenza sul tema cultura e identità, relatori il professor Giuseppe Giarmoleo, docente liceo scientifico Zaleuco, il dottor Luca Marturano, già assessore alla cultura di Gerace, e l'avvocato Giovanni Scarfò, commissario del Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia. Andiamo a Bovalino, piazza Camillo Costanzo, sta per ospitare ancora l'emoteca mobile dell'Avis. Sabato mattina a partire dalle 7.30 si potrà tornare a donare il sangue come abitudinalmente accade. Tuttavia in questa occasione ci sarà il primo di un ciclo di appuntamenti con il camper della salute. Infatti, parallelamente alle donazioni, un medico specialista in endocrinologia effettuerà visita completa della tiroide in forma totalmente gratuita. E parliamo adesso di strade, parliamo adesso di ANAS. Calabria, ANAS, aggiornamento lavori del megalotto 3 della strada statale 106 Ionica. Il servizio qui è di Raffaella Silvestro. I lavori relativi alla realizzazione della strada statale 106 Ionica tra Sibari e Roseto Capospulico sono in linea con il cronoprogramma e nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali. L'avanzamento complessivo è pari al 45%, nonostante i lavori siano stati consegnati nel periodo pandemico e la tempistica sia stata condizionata dall'aumento del costo delle materie prime, proprio causato dalla guerra in Ucraina. Il completamento del megalotto 3 riveste un ruolo
ruolo di particolare importanza strategica, poiché l'infrastruttura è compresa all'interno della rete transeuropea TEN-T. Grazie a quest'opera, il corridoio ionico andrà incontro a una vera trasformazione, diventando un'infrastruttura stradale di grande comunicazione e che avrà un duplice funzione: collegare i litorali ionici della Calabria, della Basilicata e della Puglia e far da cerniera tra il sistema dei trasporti della A2, autostrada del Mediterraneo e la Puglia. Ancora strade, ma Metrocity, ossigeno per le strade, 15 milioni in 8 anni da spalmare in questo periodo temporale alla Metrocity. La soddisfazione del sindaco Versace, i fondi consentiranno, dice, una programmazione più puntuale ed efficace. La città metropolitana potrà contare su ulteriori 15,6 milioni di euro da ripartire nei prossimi 8 anni per la manutenzione straordinaria delle strade. I finanziamenti fanno seguito al decreto 141 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che di concerto con il Ministero dell'Economia ha ripartito un fondo da 1,7 miliardi tra regioni, province e città metropolitane. Ossigeno puro, ha dichiarato il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, commentando un intervento che permette una programmazione ancora più capillare in un settore fino ad oggi impegnato a gestire prevalentemente le emergenze anche a causa dei tagli sui trasferimenti statali. È una buona notizia, ha aggiunto Versace, indispensabile nella gestione di 1760 km di rete viaria metropolitana. Nel dettaglio si parte dai 900.000 euro inseriti nell'annualità 2022 fino ad arrivare gradualmente ai 2,7 milioni previsti per il 2029, seguendo uno schema che l'ufficio viabilità ha predisposto e presentato alla Direzione Generale per le strade e le autostrade del Ministero. Attraverso il lavoro di responsabile di servizio complesso manutenzione viabilità Pietro Priolo e del dirigente Lorenzo Benestare, ha spiegato ancora Versace, sono state valutate le più gravi criticità del reticolo viario secondo le segnalazioni dei responsabili d'ufficio ed è stato inoltrato il piano che ha raccolto l'approvazione degli enti di competenza per quanto riguarda strategie e sistemi infrastrutturali di trasporto a rete informativi e statistici. In un comparto complesso e delicato come questo, ha concluso il sindaco facente funzioni, è chiaro che i finanziamenti sembrano non poter mai bastare. I 15,6 milioni da spalmare su 8 annualità non consentiranno certo di stravolgere l'articolato asse viario metropolitano, ma torneranno sicuramente utili per far respirare le casse dell'ente ed agire per una maggiore sicurezza delle nostre strade. Con questi nuovi fondi dunque saranno portati a termine 23 interventi suddivisi negli 8 anni previsti per ciascuna zona ionica, centro e tirrenica. È stata fissata al 7 di aprile prossimo l'udienza preliminare che vedrà comparire davanti al GUP distrettuale Roccia il commercialista di Parghelia Domenico Fraone, 52 anni, originario di Filadelfia, è imputato nel maxi processo imponimento contro il clan Anello. Antonio La Rosa, alias Ciondolino, 61 anni di Tropea, recentemente arrestato in Olimpo, e il fratello Pasquale, 58 anni, anche lui di Tropea, ritenuti dagli inquirenti esponenti apicali dell'omonimo clan operante nel comprensorio tropeano, e il medico in pensione Elio Ventrice, 73 anni pure lui di Tropea. Quest'ultimo, in accoglimento della richiesta avanzata dall'avvocato Pandullo sull'affievolimento delle esigenze cautelari, ha potuto lasciare la detenzione domiciliare per essere sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Vicenda che abbiamo visto su Canale Nazionale, tornata a Locri Tina, la ragazza che avrebbe subito una truffa denunciata pubblicamente in TV alle Iene. Il servizio di Maria Teresa Criniti. Sarà ascoltata domani in procura a Locri Tina, la ragazza barese vittima di una truffa qualche mese fa da parte di un ragazzo di Locri e il cui caso è stato portato alla ribalta nazionale dalla trasmissione Le Iene. Ad accompagnare in procura la ragazza l'avvocato locrese Pino Mammoliti. È stato lo stesso Pino Mammoliti che qualche settimana fa, dopo la trasmissione di Italia 1, ha attivato la macchina della solidarietà. Dopo la messa in onda del servizio, infatti, è partita una raccolta fondi originata dall'appello lanciato via social dall'avvocato Locrese, col quale si è inteso mostrare il volto generoso della cittadina locridea, che ha risposto da parte sua sia con una raccolta fondi e sia con una serie di bonifici bancari pervenuti sul conto corrente di Tina. Al programma televisivo Le Iene di Italia 1, lo ricordiamo, Tina ha raccontato la sua disavventura quando, nel rispondere ad un annuncio online di offerta di un lavoro stabile, si è imbattuta
imbattuta in un soggetto che con una serie di artifici le ha prosciugato il conto corrente sul quale aveva depositato circa 26.000 euro, praticamente i risparmi di una vita. Oggi Tina vede Locri con occhi diversi, gli occhi della generosità calabrese. Accolto in Cassazione il ricorso presentato dal difensore di Ernesto Fazzalari contro il rigetto del Tribunale di Sorveglianza della richiesta di sospensione pena e di concessione della detenzione domiciliare o ospedaliera. Il boss era rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di Parma. Da mesi Ernesto Fazzalari, ex numero 2 dopo Matteo Messina Denaro, tra i ricercati più pericolosi d'Italia, è arrestato il 26 di giugno 2016 e sottoposto a cicli di chemioterapia in quanto affetto da una forma di tumore al pancreas aggressiva e dalla prevedibile prognosi infausta. Torniamo alle vittime di Steccato di Cutro. C'è una dichiarazione che fa Sua Eccellenza Don Francesco Oliva, vescovo di Gerace Locri, che ha indetto per oggi una giornata di preghiera diocesana per le vittime del naufragio di Cutro. E ancora davanti ai nostri occhi la tragedia del naufragio nel Crotonese. Bambini, donne, giovani in fuga dalle guerre alla ricerca di una vita migliore sono stati colpiti dalla morte sulla nostra costa. Questa situazione non ci può lasciare indifferenti, scrive nella lettera inviata alle comunità parrocchiali, ai parroci, alle associazioni, ai movimenti presenti nella diocesi. Come chiesa diocesana, dice il presule, ci uniamo alla preghiera del Santo Padre, all'appello di tutta la chiesa italiana e dei vescovi calabresi per manifestare la nostra vicinanza nella preghiera unanime contemplando Cristo crocefisso, vittima innocente. Quindi per oggi prevista questa giornata. Ancora in tema basta morti in mare, il naufragio di Cutro era evitabile, a gioiosa iniziativa promossa da Recosol, Sankara e Copisa. Raffaella Silvestro. Buonasera a tutti, io mi chiamo Kavi Elman, ho 21 anni, vengo dal Bangladesh, sono arrivato in Italia 10 luglio 2020. Il viaggio è stato molto difficile. Sulla barca c'erano circa 300 persone, senza da mangiare, senza bere. Un bottile di acqua, 5-6 persone. Il sole bruciava la mia pelle. Sono rimasto 2 giorni in mare. Poi sono arrivato a Lampedusa. Subito mi hanno dato da mangiare, acqua e vestiti. E io non ho avuto più paura. Sono stato felice di essere vivo. Si è tenuto ieri presso la sala del Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica l'iniziativa Basta Morti in Mare, il naufragio di Cutro era evitabile? Per tale ragione sono stati tanti i cittadini a partecipare a questa iniziativa. La strage di Steccato di Cutro non può e non deve essere lasciata indifferenti da nessuno. La morte di decine di esseri umani non può e non deve rappresentare una delle tante notizie di morte che avvolgono la nostra quotidianità. Sono stati tanti gli interventi, come Luigi De Filippis, medico e presidente dell'associazione Copis Ago Operazione Sanità. Oggi siamo qui per questo incontro voluto da Recosol per parlare di quanto è avvenuto a Crotone, che è fondamentalmente dal punto di vista medico classificherei come una patologia, un disturbo antisociale. Il disturbo antisociale è caratterizzato da mancato rispetto delle regole, dalla colpevolizzazione delle vittime, e dal cercare di razionalizzare sempre o trovare giustificazioni per il proprio comportamento. Direi che siamo proprio nel caso di questo governo. Il contrasto all'immigrazione baluardo di un governo cieco non può e non deve essere portato avanti ostacolando così il soccorso in mare che a parte del diritto internazionale di cui anche l'Italia ha scelto di aderire. I naufraghi si salvano, è la legge del mare della coscienza. Questa tragedia ci ha veramente turbati profondamente, ma la nostra sofferenza e la nostra rabbia non devono diventare qualcosa da cui si possa costruire un altro mondo, perché ne rimaniamo certi, un altro mondo è possibile. È intervenuto anche Giovanni Maiolo, presidente della Recosol. Ormai è chiaro quello che è emerso in questi giorni, è che questa strage era evitabile, quei morti non dovevano morire, possiamo definirla una strage di Stato. 67 persone, tra cui moltissimi bambini, sono morti perché non sono stati soccorsi in mare, anche se l'Italia sapeva da ore
probabilmente da 23 ore prima del naufragio, che quelle persone erano lì ed avevano bisogno di soccorso. Allora bisogna fare chiarezza su perché la Guardia Costiera non è stata fatta uscire e perché invece sono state mandate le motovedette della Finanza, che non ha operazioni di soccorso ma ha soltanto funzioni di contrasto all'immigrazione irregolare. Bisogna capire se ci sono state delle disposizioni ministeriali, delle decisioni politiche in merito, e dobbiamo sapere tutta la verità e dobbiamo sapere i nomi dei responsabili di questi morti. Come noto, l'associazione rete della comunità solidali RecoSol, la società cooperativa Sankara, sono da diversi anni impegnate attivamente nello sviluppo di forme di accoglienza capaci appunto di unire tutela dei diritti, protagonismo dei migranti e coesione della comunità locali. Tanti presenti in aula come Michele Conia, sindaco di Cinque Frondi, Cosentino Francesco, sindaco di Cittanova. Le comunità locali hanno dato dimostrazione in questi anni che il fenomeno migratorio può essere gestito in modo diverso. Io penso che i governi si debbano muovere in un modo concorde in tutta Europa, trovare delle soluzioni che ci sono ed evitare che vi possano essere stragi come questa. La Calabria ha dato una dimostrazione di grande umanità in questo frangente, ma non serve questo, serve dover risolvere il problema. Oggi purtroppo ci sono moltissime vittime e tutto questo naturalmente è qualcosa che lascia in noi una tristezza, un rammarico enorme che non può essere descritto. Quindi dispiace per tutto quello che è successo, ma bisogna dare delle risposte concrete, e quelli che sono stati gli atteggiamenti che i governi stanno avendo in questo momento non mi sembra siano gli atteggiamenti giusti e umani anche questo. Quei bambini, quelle donne, quegli uomini che hanno perso la vita a Cutro rappresentano ciascuno delle persone accolte in questi anni, che hanno nomi e cognomi, una storia e una prospettiva di vita che queste politiche cieche distruggono con la superficialità, con una timbra di decreto. Abbiamo sempre agito con grande idea che sia necessario costruire reti tra cittadini, enti e soggetti che a vario titolo operano e agiscono con i medesimi obiettivi e il medesimo spirito, guardando all'accoglienza come crescita sociale, culturale ed economica dei territori e come elemento che può rappresentare una forma reale e attiva di coesione con l'intera cittadinanza, oltre che un baluardo di resistenza contro politiche xenofobe e razziste. Presente in sala anche Emilio Sirianni, magistrato di Catanzaro. Di fronte a tragedie di questo genere le parole spesso non sembrano non bastare. Aspettiamo quello che la magistratura crotonese accerterà. Sicuramente siamo di fronte al fallimento tragico e clamoroso, all'ennesimo fallimento tragico e clamoroso delle politiche europee in materia di migrazione, che cercano di affrontare un movimento epocale di popolazione in fuga dalla disperazione e da tragedie che spesso noi stessi abbiamo causato con gli strumenti inadeguati, per usare veramente un eufemismo, della polizia di frontiera. Non c'è polizia di frontiera che tenga, la gente partirà sempre e continuerà a partire, e le leggi più antiche che l'umanità custodiva, lo diceva l'altro giorno l'arcivescovo di Palermo, prima fra tutti la legge del mare, che impone sempre di soccorrere chi chiede aiuto in mare, vengono violate e nascoste, occultate dietro una selva indecifrabile di circolari e di burocrazia, che però non bastano a nascondere il nostro fallimento. È stato un momento di riflessione, perché il naufragio avvenuto al largo di Crotone non è stato una tragedia, ma il risultato di scelte politiche scellerate, irresponsabili e inaccettabili, che ricadono drammaticamente sulla vita delle persone. Come abbiamo voluto significare anche in una nostra infografica, che come comune abbiamo ovviamente nella giornata di lutto regionale, abbiamo voluto listare al lutto la bandiera sia dell'Europa che dell'Italia. Non soltanto listare al lutto, ma anche ammainarle, e da questo punto di vista è una grande sconfitta per l'Italia, per l'Europa, perché da quello che sta emergendo in queste ore è una tragedia, è una strage che poteva essere evitata. Linea alla regia per la pubblicità.
Rimaniamo in argomenti, ancora sindaci che mettono in esposizione loculi cimiteriali. Andiamo a San Giorgio Morgeto, ascoltiamo il sindaco di quella comunità, Salvatore Balarioti. San Giorgio Morgeto ha ritenuto di dover rispondere, come dire, con forza e anche in maniera importante alla chiamata che ha sentito arrivare a tutte le nostre coscienze. È ora davvero che tragedie e mani come queste non si ripetano più. Questi poveretti che fuggono da guerre, da carestie, da povertà e da tutto quanto hanno bisogno di essere davvero accolti. Non è più possibile che tragedie come queste si ripetano. La mia comunità con grande entusiasmo ha sentito la necessità di rispondere a un appello che in realtà è un appello che nessuno ci ha fatto, è stato un moto, un movimento spontaneo, una nostra volontà rispondere dando la possibilità di seppellire in due loculi all'interno del nostro cimitero due profughi naufragati e morti. Oltretutto noi siamo molto impegnati con i progetti SIA, l'ex SPRAR, noi accogliamo profughi afghani, soprattutto bambini, ragazzini che frequentano le nostre scuole. Noi abbiamo dato sempre importanza all'accoglienza, anche perché siamo un popolo di grandi migranti ed emigranti. San Giorgio ha dato tanto al mondo in forza lavoro e anche dal punto di vista culturale. L'accoglienza è un valore importante nella vita, la nostra è una comunità davvero davvero molto accogliente. Altro sindaco, quello di Polistra, Michele Tripodi, che racconta ai nostri microfoni come la cittadina da lui guidata sia diventata un cantiere aperto di opere pubbliche. Servizio di Giuseppe Mazzaferro. Siamo a Polistra, nel Palazzo Comunale, incontriamo il sindaco Michele Tripodi. Polistra che in questo momento, a un anno e mezzo quasi dalla sua nuova amministrazione, sta per diventare o è diventato un cantiere aperto. Ecco, opere pubbliche sono la priorità in questo momento. Sì, ci sono sia piccole che grandi opere pubbliche, ma siamo davvero circondati di cantieri che sono aperti ed altri che si apriranno per ciò che riguarda la viabilità, i servizi cittadini. Abbiamo nei giorni scorsi urbanizzato aree popolari che aspettavano opere di urbanizzazione stradale da 40 anni, ma ci sono anche in cantiere tutta una serie di attività, grandi cantieri come quello di Palazzo Sigillò che stiamo completando, ma si apriranno dei cantieri importanti per le scuole, due in particolare, la scuola Custodia, alla scuola Salvemini, e uno è in corso per ciò che riguarda il plesso Brogna. Abbiamo chiuso pochi giorni fa i lavori di messa in sicurezza dell'asilo Villa Macri, sono ritornati anche nella sede originaria gli insegnanti e gli alunni, ma ci sono tutta un'altra serie di opere che partiranno, come il cantiere del Palazzo Municipale, oltre 2 milioni di investimento per la sua messa in sicurezza, così come anche attività di rigenerazione urbana che riguardano Villa Italia e Piazza Valarioti, anche lì 1.100.000 euro per la riqualificazione urbana di questi spazi che poi saranno destinati ai cittadini. Ci sono anche altre attività per quanto riguarda lo sport, Parco Juvenilia sta per essere anche ristrutturato con un percorso vita e un'area attrezzata per bambini. Insomma, parliamo a tutti i livelli della società, sia anagrafica che anche socialmente rappresentativa, e Polistena in un anno e mezzo diciamo che ha avuto una accelerazione per ciò che riguarda non solo i lavori pubblici ma anche vari servizi che vengono rivolti prioritariamente ai cittadini. Polistena è una cittadina che è vivace, definiamola così, nella piana, con un ruolo importante, lo è stata al centro dal punto di vista culturale e anche commerciale, con una vocazione anche di importanti aziende. Ora si deve dare questa nuova veste a livello anche urbanistico, perché ovviamente viaggerà di pari passo. Sindaco, i suoi prossimi obiettivi quali sono, al di là dei lavori pubblici? Abbiamo approvato, siamo una delle poche amministrazioni in Calabria, il piano strutturale,
comunale, che ridisegna anche la fotografia dello sviluppo per i prossimi 20 anni. Siamo un'eccezione che conferma la regola. L'eccezione è che poche amministrazioni lo hanno fatto, la regola è che Polistena è un passo avanti e cerca di dare delle risposte su tutto, su ad esempio la residenza teatrale e la cultura è anche una di quelle cose che seguiamo molto. Noi abbiamo una residenza teatrale rappresentativa, l'altro giorno c'è stato Gianmarco Tognazzi, che è un attore di livello, ma poi l'8 marzo ad esempio realizzeremo un totem e lo installeremo, ci sarà una cerimonia inaugurale all'ex Piazzale Stazione, che sarà intitolato per l'occasione a Teresa Talotta Gullace, l'eroina calabrese che purtroppo è stata uccisa dai nazisti durante il periodo della resistenza al fascismo. Quindi ecco, sono tutte attività che stiamo mettendo in campo e che fanno crescere non solo dal punto di vista dello sviluppo dei lavori e dei cantieri edili la città, ma anche dal punto di vista culturale. A Caulonia la minoranza chiede maggiori pressioni sul tema del servizio pubblico, quello dei trasporti. Ai nostri cittadini dicono negato il diritto ai trasporti. I caoloniesi continuano ad essere privati di diritti fondamentali, in particolare quello di usufruire dei trasporti pubblici, e questo è uno dei passaggi più significativi di un comunicato del gruppo d'opposizione Rinnoviamo Caulonia. Sull'argomento è stato annunciato, in occasione del prossimo consiglio comunale, sarà presentata dai consiglieri Maria Luisa Cricelli, Luana Franco, Antonio Marziano e Ilario Cavallo, una mozione con lo scopo di stabilire in tempi rapidi un dialogo con Trenitalia e la Regione Calabria e per pretendere il potenziamento della stazione ferroviaria di Caulonia. Cerchiamo all'amministrazione, ai cittadini e a tutte le attività commerciali di non accettare in silenzio decisioni imposte da altri. Un servizio e un diritto essenziale, quello dei trasporti pubblici per i residenti, ma anche per i vacanzieri, che venendo meno rischia di penalizzare la vocazione turistica e commerciale di un comune che vanta uno dei borghi più belli della Calabria e al quale lo scorso anno sono state conferite la bandiera blu e la bandiera verde. Un paese costiero, scrive ancora il gruppo di minoranza, ha fortemente bisogno di collegamenti ferroviari. A Caulonia, nei giorni feriali, sostano solo 5 treni e nessuno di questi proviene da Reggio Calabria. In ognuna delle stazioni del litorale ionico i treni si fermano regolarmente, in media 20 volte al giorno. Invece ai caulognesi viene negata la possibilità di usufruire di una linea ferroviaria. A Palazzo Amaduri, gioiosa ionica il duo Vito Paternoster, violoncellista, e Pierluigi Camiscia al pianoforte hanno aperto alla grande la stagione musicale dell'Ama Calabria e dell'Accademia Musicale Ars Musicae di Gioiosa Ionica. Il maestro Paternoster è stato il violoncellista del maestro Nino Rota, autore della colonna sonora del Padrino, ma anche di quelle del Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, Romeo e Giulietta, oltre che violoncello solista dell'Orchestra Sinfonica del RAI. Servizio di Vincenzo Logozzo. Siamo qui dal Palazzo Amaduri, questa sera è iniziata finalmente la stagione concertistica promossa dall'Ama Calabria, l'associazione di Lamezia Terme, in collaborazione con la nostra Accademia Ars Musicae di Gioiosa Ionica. Questa sera abbiamo avuto l'onore di ascoltare due artisti di fama mondiale, il maestro Pierluigi Camiscia al pianoforte e il maestro Vito Paternoster al violoncello. Il programma è stato meraviglioso, ha affascinato veramente il pubblico e siamo molto orgogliosi di averli avuti questa sera.
Siamo davvero contenti e orgogliosi perché offriamo, si offre alla comunità sempre l'occasione giusta per poter godere di momenti di assoluta bellezza, e questi sono quei momenti che devono necessariamente entrare anche nelle nostre abitudini. Quindi gioiosa è anche questo, gioiosa è la possibilità di scegliere in un pomeriggio d'inverno di poter godere di momenti musicali di straordinaria bellezza. Allora, il commento alla serata lo deve fare il pubblico, che mi sembra abbastanza contento di tutta la serata che si è svolta in questo audience bellissimo, veramente bello, con una bellissima acustica e un bel pianoforte. È un programma tutto dedicato agli spartiti per voce, che in questo caso è interpretata dal violoncello, accompagnata dal pianoforte. Quindi diciamo, ho fatto un excursus nel romanticismo della romanza senza parole, che abbiamo dedicato al nostro maestro, il maestro Rota, per dare un carattere anche, cioè siccome la romanza senza parole è sempre naturalmente molto triste, molto cantabile, molto melanconica, abbiamo voluto chiudere con un po' di ironia. E siccome abbiamo conosciuto tanti anni il maestro Rota, la sua ironia era molto leggera, era molto sottile. Ho preso delle canzoni tratte dal Gian Burrasca, che lui ha realizzato con Lina Wertmüller negli anni 70, e le ha rielaborate per violoncello. In mezzo a queste ci sono dei temi struggenti come quello sulla mamma e dei temi ironici come quello sulla pappa col pomodoro. Andiamo a Cardeto, la Proloco ha in atto un progetto con la scuola di Reggio Calabria Panella. Ascoltiamo questo servizio di Graziano Tomarchio. Una sinergia che nasce tra le Proloco e la vostra scuola. Assolutamente, crediamo fortemente nell'alleanza tra la scuola ed il territorio, soprattutto per intercettare e coltivare le vocazioni dei nostri studenti, ma in relazione alla vocazione del nostro territorio. È una sfida per noi particolarmente significativa. Anche coltivare, prendersi cura di un'humanitas, di quella humanitas che dà senso e significato a qualsiasi scelta e anche a qualsiasi spinta innovativa, che nasce sicuramente all'interno della scuola e che viene anche raccolta dal sistema produttivo dei nostri tempi. Una sinergia che nasce tra voi e le Proloco. Sì, le Proloco, come diciamo sempre, le Proloco EPRI è un modo diverso di fare Proloco, quindi non più solo manifestazioni, solo sacre, ma anche cultura, tradizioni e soprattutto valorizzazione del territorio. Il nostro obiettivo appunto qui insieme alla scuola Panella Vallauri e al professor Di Picuni è quello di realizzare due nuovi progetti: uno riguarda i toponomi del nostro paese e un altro riguarda i figli della memoria, appunto per ricordare tutte le case che sono chiuse e che persone sono trasferite per un lavoro altrove. Quindi vogliamo far ricordare a loro che il paese è ancora vivo. Presentazione del libro Fili interrotti di Anna Maria Deodato. L'appuntamento è per oggi nel pomeriggio al Circolo Regium Iuli a Reggio Calabria. Ed ora la rassegna di titoli di giornali.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, Gazzetta del Sud, in apertura, i morti a Cutro, quando la verità sui soccorsi? E questo il punto di domanda. Visita di Mattarella e bimbi, sopravvissuti alla camera ardente, la folla grida giustizia. La procura apre un fascicolo sulle possibili omissioni e sul rimpallo di responsabilità, mentre il Partito Democratico chiede chiarezza sul naufragio e incalza Salvini. Tre notizie nel taglio alto, i titoli sottotestata Calabria, inchiesto Olimpo, torna in libertà l'ex direttore generale Anastasi. E poi a fianco Reggio, 'Ndrangheta stragista, Graviano all'attacco, mai stato in Calabria. Qui la corte d'assise di Reggio Calabria. Gioia Tauro, l'accusa è di omicidio stradale, incidente mortale, il sindaco Alessio a processo con un ex dirigente e l'ex comandante dei vigili urbani. Andiamo a Spalla, con gli occhiali di Reggio e Provincia, restano i temori sui LEP, autonomia, le regioni danno l'ok al testo province, ritornerà l'elezione diretta. E poi Reggio, Palazzo di Giustizia, incontro con Nordio per sbloccare lo stallo. A Reggio, agli scafi sullo stretto, ennesima proroga e prospettive incerte. Poi locre amministrative di primavera, weekend decisivo per il Rebus Allianz, e questo è il punto di domanda. Con la zona rossa 4.000 vittime e nemmeno Bergamo, l'inchiesta sulla prima ondata Covid, l'accusa dei PM a Conte, Speranza e Fontana. Una catena di ritardi avrebbe causato la diffusione incontrollata del virus. Un paziente di Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era, chiesto il risarcimento. Steccato di Cutro, sulla spiaggia il mesto pellegrinaggio dei parenti in cerca di un ricordo. Intanto Meloni, l'India può facilitare la pace. Tariffe del gas, a febbraio prosegue la discesa, frena pure l'inflazione, bollette in calo del 13%. Chiudiamo con quelle che sono le notizie che riporta prima il quotidiano e poi Calabria.live. Subito l'apertura del quotidiano del Sud, vedete la visita del Presidente della Repubblica Mattarella che porta il cordoglio del Paese, l'omaggio del Presidente alle vittime della tragedia di Steccato di Cutro. Le motovedette erano disponibili, ha aperto una seconda inchiesta sul mancato salvataggio. Il ministro Piantedosi riferirà alle Camere il dolore e le lacrime dei familiari. Dicevamo Calabria.live, l'Italia di Mattarella piange migranti, ma del governo ieri non c'era traccia. Il capo dello Stato è stato a Crotone, omaggio alle 67 vittime della tragedia del mare. Lasciamo i quotidiani calabresi con le prime pagine e restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti, con piogge e temporali. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con piogge miste a neve. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Ieri l'omaggio di Mattarella alle vittime di Steccato di Cutro, intanto la seconda inchiesta scava sul mancato salvataggio. Raccolta differenziata in Calabria, più ombre che luci. Il report di Legambiente attesta la regione al 53.1%. Ossigeno per le strade, 15 milioni in 8 anni alla Metro City. Soddisfazione di Versace, i fondi consentiranno una programmazione più puntuale ed efficace.
È tornata all'Ocritina la ragazza che avrebbe subito una truffa denunciata pubblicamente in TV alle Iene. In Calabria quattro comuni virtuosi diventano plastic free. Continua la marcia dei comuni calabresi per ottimizzare lo standard qualitativo in tema di raccolta plastica. Il sindaco di Polistena Michele Tripodi racconta come la cittadina da lui guidata sia diventata un cantiere aperto di opere pubbliche e le elenca.